per poi lasciare lo spazio ai relatori di questo convegno. E porto innanzitutto i saluti della segretaria cittadina del Partito Democratico, Monica Viva, che è impegnata a Roma per Legapesca e non può partecipare all'incontro di oggi, nonostante abbia contribuito insieme a me e insieme agli amici sia di Alba Chiara e sia del Partito Democratico per l'organizzazione di questo importante convegno. È un'occasione che noi di Alba Chiara e noi del Partito Democratico abbiamo voluto gettare sul tavolo. È un momento questo di confronto, è un momento di dialogo, è un momento che deve servire soprattutto a far crescere la nostra cittadina e tutte le cittadine che si affacciano sull'arco ionico salentino. È un'occasione importante, è un'occasione su cui noi abbiamo scommesso e speriamo questa sera che si possa uscire con un risultato positivo. Vedo una partecipazione notevole, francamente notevole e qualificata. Non speravamo tanto, vuol dire che fino adesso la scommessa ha avuto un esito positivo e speriamo che anche il risultato finale dell'incontro sia altrettanto valido e positivo per la nostra comunità. Grazie a tutti. Grazie Avvocato Sambati, grazie a voi tutti, buonasera. Vi ringrazio per questa presenza anche a nome dei relatori, degli ospiti illustrissimi che abbiamo stasera, dai sindaci delle due comunità, dall'assessore regionale Amati. Affrontiamo un discorso che è complesso e che c'ha un po' queste due comunità le ha interessate nel corso dell'ultimo anno. Già dalla domanda retorica, io volevo parlarvi un po' di questo problema, ma siamo tanti, quindi dobbiamo sbrigarci e svolgeremo, questa sera si svolgerà un po' di convegno. Avremo degli interventi tecnici, politici e poi una sintesi chiederemo all'assessore Amati, perché è quella che ci serve, è quella che ci aiuterà a sbrogliare un po' quella matassa che si è andata a ingarbugliare nel corso di quest'anno e che ha messo anche un po' ha portato un po' ai ferri corti le due comunità di Nardò e Porto Cesareo. Tutto sta in quella domanda retorica che poi avete letto sul volantino, sull'introduzione, insomma, che avete voluto fare per presentare questo convegno, cioè è una questione localistica o un problema di salute pubblica generale. È evidente, lo abbiamo provato nella nostra comunità di Nardò con la discarica che abbiamo avuto per tanti anni, che l'aria, il mare non hanno barriere fisiche, non hanno muri, è evidente che è un problema generale. Questo problema generale che non si è riuscito a affrontare, secondo me, che ho seguito la vicenda dal punto di vista delle cronache, non si è riuscito a affrontare in maniera soddisfacente nel corso di quest'anno. Quindi la sintesi che chiediamo all'assessore Amati è auspicabile, veramente gradita, perché andremo veramente verso un percorso virtuoso e verso un percorso comune. Questo è quello che vi dico, ma poi nel corso della serata, tra un intervento e l'altro, tenteremo di spiegare anche storicamente che cosa è successo con questa vicenda del depuratore e della condotta al mare. Passo la parola immediatamente a Zanelli Landolfo, che è stata segretario del Comune di Porto Cesareo a lungo e quindi è una conoscitrice del territorio. Grazie a tutti, ma brevemente, perché noi lasceremo la parola agli esperti, anche se gli ospiti, brevemente soltanto due coppie di dare i saluti a questo convegno. Benvenuti a tutti, sono veramente soddisfatta della partecipazione. L'apertura di questo convegno con l'inno nazionale è uno spunto forte, forse, di unità e di pacificazione soprattutto. Quindi, devo dire con soddisfazione vedo la presenza non solo dei cittadini di Porto Cesareo ma anche dei cittadini di Nardò, dei cittadini di Arretrato, comuni limitrofi. Saluto l'assessore Fabiano Amati, la ringrazio per la partecipazione, il sindaco di Nardò Marcello Risi, i tecnici intervenuti, il dottor Filippo che sta per arrivare, è un esperto naturalista, il dottor Francesco Guarda, geologo, la dottoressa Maria Antonietta Cesari, agronomo. Parteciperà al convegno la dottoressa Anna Peluso, che è consigliere comunale di Porto Cesareo, e da ultimo non possiamo che ringraziare sentitamente il nostro sindaco, il dottor Salvatore Albano, che ci pregia della sua presenza e della sua collaborazione. Lascio la parola al dottor Biagio Valerio, che condurrà i lavori. Grazie. Grazie. Quindi, allora, Anna Peluso, consigliere comunale di Alba Chiara, è insomma un po', no, ispiratrice di questo incontro. Prego. Buonasera a tutti, vorrei andare anche se posso. Grazie. Intanto voglio rivolgere un cordiale saluto di benvenuto a tutti voi partecipanti a questo convegno. A nome anche, lo ha già fatto personalmente, ma voglio ribadirlo, del coordinatore del movimento politico Alba Chiara, che ringrazio, l'avvocato Eugenio Sambati,
E ringrazio anche l'avvocato Monica Viva, che per altri impegni non è qui con noi, come voglio ringraziare anche personalmente la dottoressa Landolfo. Insieme siamo stati gli iniziatori, diciamo, di questo convegno, perché abbiamo così voluto creare una forma di accoglienza e mettere intorno a questo tavolo i massimi rappresentanti istituzionali interessati proprio alla questione del completamento della rete fognaria di Porto Cesareo. E quindi, Assessore, manifesto veramente tanta gratitudine e soddisfazione per aver accolto il nostro invito. Ringrazio anche l'avvocato Risi, sindaco di Nardò, il sindaco Albano di Porto Cesareo e tutti gli altri relatori che saranno man mano presentati dal nostro dottor Biagio Valerio, giornalista della Gazzetta Mezzogiorno, che ringrazio infinitamente per aver accettato anche lui il nostro invito. Diciamo che l'auspicio mio e di tutta la cittadinanza cesarina è che da questo convegno nasca proprio un momento importante di dialogo, soprattutto sereno e propositivo, che possa consentire anche attraverso un miglioramento tecnico dello stesso progetto di realizzare, Assessore, un'opera già finanziata dalla Regione Puglia per circa 20 milioni di euro e che quindi permetterà il risanamento di un intero tratto di costa che va dal confine della provincia di Taranto sino ai confini territoriali ed oltre del comune di Nardò. Quando come cittadina di Porto Cesareo ho deciso di dedicarmi a questa esperienza politica, mi sono prefissata di dare attenzione alle richieste e ai problemi della comunità. Spero vivamente che l'intera classe politica si impegni a realizzare questo importante progetto e che possa fare delle scelte progettuali innovative e quanto più rispettose dell'ambiente e dell'uomo, perché appunto una rete fognaria efficiente è un requisito importante per la qualità della vita. E quindi mette al riparo da gravi malattie infettive e da cattivi odori, oltre che a fenomeni di inquinamento. La salute dell'uomo, e di questo stiamo parlando qui questa sera, va tutelata e difesa fortemente. Grazie a tutti e buon lavoro. Allora, grazie Anna. Noi passiamo ai sindaci. Passiamo ai sindaci perché poi nel corso soprattutto di quest'ultimo anno abbiamo avuto posizioni diverse, no, tra Nardò e Porto Cesareo, e nella natura stessa di questo programma, di questo progetto, che si siano configurate due posizioni così nettamente diverse e così contrastanti, perché il progetto è obiettivamente complesso. Dal depuratore fatiscente di Porto Cesareo parte una lunga condotta per oltre 5 km ed è uno scavo in terra tutto il territorio di Nardò. E perché questo succede? Perché l'area C dell'area marina protetta di Porto Cesareo raggiunge la costa di Nardò ad una certa altezza e solo lì ci può essere uno sbocco al mare dei reflui depurati. Questo comporta chiaramente che Porto Cesareo avrà il suo depuratore funzionante, ma Nardò avrà il disagio dello scavo e soprattutto la condotta a mare per 1,5 km che sverserà e consentirà lo sversamento dei reflui depurati nel mare di Nardò. Allora, il mare non ha confini, lo abbiamo detto, in ogni caso i disagi per una comunità sono stati preventivati a fronte dei grossi benefici per l'altra comunità. Questo ha comportato chiaramente una diversità di vedute tra le due comunità e tra i due sindaci. Io vorrei dal dottore Albano e dal sindaco Marcello Risi, quindi da Porto Cesareo di Nardò, sentire insomma i pro e i contro di questo progetto e sentire perché una comunità ovviamente lo vuole e l'altra comunità è più critica, vorrebbe una soluzione diversa. Questo si evince anche da atti concreti, atti amministrativi, atti di consiglio, di commissione, cioè le due comunità si sono espresse, anche se si sono avvicinate, sono approcciate alla decisione, alla conclusione che hanno voluto portare,
in maniera diversa e progressiva. Anche Nardò ha avuto i suoi dubbi all'inizio e poi alla fine ha sposato una tesi, che è quella che il sindaco Marcellonesi ci illustrerà. Dottor Albano, prego. Buonasera a tutti. Un ringraziamento naturalmente agli organizzatori di questa serata, grazie per l'invito. È un momento importante per Porto Cesareo e spero che la discussione che avremo questa sera porterà, non dico un risultato finale, ma all'inizio di un dialogo che a breve tempo poi possa portare Porto Cesareo, almeno per quanto mi riguarda, ad avere un'idea progettuale per quanto riguarda la rete fognaria. Perché dico questo? Non perché già non ci sia. Scusate, ma mi seguo, altrimenti col microfono ho dei problemi. Sì, grazie. Ah già, stacco questo, scusate. Allora, qual è la posizione di Porto Cesareo? Ormai noi tutti conosciamo qual è la storia, insomma, è inutile rifare nuovamente tutta la storia, la conosciamo benissimo. Io mi fermo un attimino a quelli che sono stati gli ultimi contatti che ci sono stati tra il comune di Porto Cesareo, il comune di Nardò e l'assessorato ai lavori pubblici per quanto riguarda la rete fognaria. Nella prima conferenza di servizi, che era stata indetta dall'assessore Amati, se non sbaglio nel mese di febbraio-marzo, quindi di marzo, si era arrivati ad un accordo in cui il procedimento che si era prospettato, cioè quello che è iniziato con un accordo tra il comune di Porto Cesareo e il comune di Nardò, quando a Porto Cesareo vi era il sindaco Foscarini, a Nardò vi era il sindaco Vaglio, quello di costruire una condotta che dal depuratore di Porto Cesareo, che al momento è in disuso, lo dobbiamo dire, quindi dal depuratore di Porto Cesareo poi sarebbe arrivato a Sant'Isidoro una pompa, attraverso una pompa di sollevamento, poi sarebbe giunta nelle condotte di scarico della città di Nardò e da qui poi sarebbe attraverso una condotta sottomarina nella zona di Torre Serraglio, avrebbe scaricato a largo a circa 1,5 km di distanza, una profondità intorno ai 30 metri. Eravamo arrivati a questo punto e a questo punto sia il comune di Porto Cesareo che il comune di Nardò avevano raggiunto un accordo. A dire la verità, il sindaco Risi si era riservato un attimino per poi esprimersi forse più liberamente in una seconda conferenza di servizi. Nella seconda conferenza di servizi poi si è visto che il sindaco di Nardò, quindi la città di Nardò, non ha voluto più portare avanti questo progetto per diversi motivi. Ora, io personalmente, l'ho detto già a qualche amico, quelle che sono le motivazioni per quanto riguarda il comune di Nardò, non voglio assolutamente entrarci. Ogni cittadino, ogni paese, ogni cittadino si comporta secondo quelle che sono le proprie idee. E non mi sembra giusto che un altro paese possa intervenire in quelle che sono le decisioni di un altro paese, di un'altra città. Però rimane il problema Porto Cesareo, assessore. Cioè, Porto Cesareo non ha una fogna, se posso dirlo non vorrei allarmare nessuno, ma è una bomba ecologica, da un momento all'altro potrebbe esplodere. Io a volte mi chiedo come mai abbiamo ancora questo mare, nonostante tanti anni in cui non c'è stata una rete fognaria, eppure abbiamo un mare bellissimo conosciuto non solo in Italia ma anche all'estero. E allora io vorrei capire a questo punto qual è la soluzione, cioè portare avanti questo progetto, perché c'è una delibera regionale, lo sanno benissimo meglio di me, che dice che Porto Cesareo dovrà scaricare le acque depurate in mare. E c'è un paese invece che si oppone a questa situazione, giustamente in base a quelli che sono i propri interessi del paese, e dice no, secondo me questo non deve avvenire. Allora Porto Cesareo a questo punto è isolato e Porto Cesareo si chiede,
nonostante Porto Cesario, lo sa bene l'assessore, in questi mesi, almeno perlomeno quest'anno in cui ci sono stato io, sono state richieste da parte degli uffici competenti diverse relazioni. Porto Cesario le ha portate a termine. 10 giorni fa mi è arrivata la lettera di finanziamento di una pompa di sollevamento in via Muri, 249.000 euro, quindi Porto Cesario si è adoperata a seguire quelle che erano le indicazioni degli uffici regionali per cercare di portare a termine quanto prima il problema, cioè avere una rete fognaria a Porto Cesario. Ora, io ho ricevuto in questi giorni diversi amici, gli amici di Nardò, che mi hanno presentato un progetto differente da quello che è il progetto originario. E ho ricevuto gli amici di Avetrana e Manduria, che mi hanno evidenziato, cosa che io non sapevo, una delibera che loro avevano fatto anche per quanto riguarda lo scarico a mare, che non volevano nemmeno loro gli scarichi a mare. Mi hanno detto che era lei presente quando hanno fatto questa riunione, eccetera. Ora, a me a questo punto, io vorrei sapere, e vorrei saperlo, non dico stasera perché sembra una forzatura, però vorrei insomma anche avere un incontro diretto e parlarne direttamente. Vorrei sapere, Porto Cesario cosa dovrebbe fare a questo punto? Chiede qualcosa che qui dobbiamo, qualcuno deve rispondere. Al sindaco Risi, solo così, mi viene in mente Cicerone, no? Summum ius, summa iniuria. Il sindaco Albano ci ha spiegato chiaramente che, nonostante ci sia una bomba ecologica, come l'ha definita lui, abbiamo un'area marina protetta, no? E questo sembra quasi dissonante. E per questo motivo dobbiamo allontanare così tanto degli scarichi depurati, che sembra un'assurdità, ma evidentemente la maglia normativa è talmente rigida da non consentire una soluzione diversa. Nardò a questo si è ribellata, perché è apparso penalizzante per la città. Vediamo che cosa è successo, ce lo dice il sindaco Marcello Risi. Grazie. Buonasera, innanzitutto ringrazio l'associazione Albachiara, ringrazio il Partito Democratico di Porto Cesario per l'invito a questo interessante convegno che abbiamo accolto molto volentieri. In effetti questa vicenda è una vicenda abbastanza complessa. Io cercherò in pochissimi minuti di sintetizzare il percorso che abbiamo vissuto a Nardò negli ultimi tempi e che non va letto in una sorta di contrapposizione tra comunità, anche perché insomma, sia il sindaco di Porto Cesario come il sindaco di Nardò come il sindaco di tutti i comuni d'Italia hanno il dovere per legge, per mandato elettorale di affermare i principi e i diritti delle proprie comunità. Non renderemmo un buon servizio né alla legge né ai nostri cittadini se ci interessassimo io di Porto Cesario e il dottor Albano di Nardò. Noi ci siamo trovati di fronte ad un impegno dell'amministrazione comunale di Nardò con l'amministrazione comunale di Porto Cesario. E come sempre, quando ci troviamo davanti a degli impegni, ci siamo posti dinanzi a quell'impegno preso dalle amministrazioni precedenti con lo spirito di chi quell'impegno intendeva rispettare. Un atto abbastanza formale che coinvolgeva le decisioni dei primi cittadini, sottoscritto da un sindaco, sottoscritto dall'altro sindaco, passato al vaglio del Consiglio Comunale, deliberato dal Consiglio Comunale. Quando ci troviamo di fronte a prese di posizione di questo genere siamo portati a dare continuità alle decisioni assunte. Tuttavia bisogna dire che, ed è quello che abbiamo cominciato a fare, quando poi siamo andati un po' a fondo a quell'atto, un po' a fondo a quell'impegno, sono emerse delle cose che non sono secondarie. Innanzitutto, e questo purtroppo è passato in secondo piano, ma non è secondario, innanzitutto una grande area del nostro territorio, quella di Sant'Isidoro, una grande area, non parlo di due casupole sperdute nell'entroterra, è una delle più grandi marine del territorio di Nardò, è un'area che dal punto di vista turistico e ricettivo accoglie oggi strutture che sono all'avanguardia.
è un'area che viene ogni anno frequentata da migliaia e migliaia di cittadini, molti dei quali stranieri che vi soggiornano. Quest'area di Sant'Isidoro, quindi una delle punte di diamante del nostro territorio, nell'accordo sottoscritto doveva essere servita dalla rete di fognature. A un certo punto questo impegno che riguardava Sant'Isidoro non c'è più, e non è cosa di poco conto. Ha posto l'amministrazione comunale di Nardò di fronte ad un problema serissimo, che è il primo problema che abbiamo davanti. Chi si pone la questione di Sant'Isidoro? E questo è il punto. È una questione che prima non c'era, che è nata, e che non è che possiamo dire la mettiamo da parte, poi quando affrontiamo tutto il resto ci domandiamo di Sant'Isidoro. Non è su questo già di sé basterebbe a dire fermiamoci e guardiamo con attenzione quello che è successo, perché ho lo spirito di guardare all'insieme delle comunità, pervade tutti, e oppure poi diventa difficile comprendere la discussione come se si deve soltanto guardare da una parte. Noi riteniamo che questa occasione debba essere l'occasione per guardare il complesso del nostro territorio, e quindi riteniamo assolutamente sbagliato aver considerato Sant'Isidoro un piccolo fazzoletto di terra che non conta nulla, che si può mettere da parte e dire poi vediamo quello che succede. E se non è assolutamente condivisibile. Secondo punto, nel frattempo anche le dimensioni e la misura della condotta erano modificate. Quando siamo andati a fondo abbiamo visto che la misura della condotta era rivolta rispetto a quella precedente. Anche qui sono nate diverse questioni che i tecnici ci hanno posto, problematiche da affrontare. Vale a dire, la misura della condotta del secondo progetto era una misura tale da evitare gli inconvenienti derivati dallo sbocco in mare delle acque reflue, con una serie di punti interrogativi che si aggiungevano alla certezza legata a Sant'Isidoro. Ancora, il progetto prevede una serie di sbancamenti di opere sottoterra che coinvolgono siti di importante impatto naturalistico e paesaggistico. Ora faccio una battuta semplice. E quando si devono scavare 50 metri in siti di pregio, che non si riesce a farcela perché servono 100.000 autorizzazioni che ti bloccano perfino cose che dovrebbero sembrare scontate? Devo dire che mi è sembrato un po' audace come terzo punto anche pensare che forse senza motivi eccezionali si potesse creare una condotta che coinvolge siti naturalistici, siti di importanza paesaggistica particolare, che forse non è necessaria, e anche questa è una terza questione di straordinaria importanza. Ne aggiungo una quarta, ma sono tantissime quelle che ci hanno portati a dire dobbiamo fermarci. Sono tantissime, potrei continuare per un'ora, sono veramente tante, perché quel progetto, lo dico proprio per schematizzare, sono diventato sindaco, mi sono trovato davanti a un impegno contrattuale, mi sono posto davanti a quell'impegno come mi pongo sempre davanti agli impegni assunti dall'amministrazione precedente, con l'idea di osservarmi. Ogni settimana che si passava a guardarlo, non ci stavamo più. Ancora, la questione dell'area marina protetta. L'importanza dell'area marina protetta è nota alla comunità di Porto Cesareo. Le ragioni che hanno spinto alla realizzazione della costituzione dell'area marina, le ragioni che spingono a tenersela cara, sono ragioni improntate a motivi di carattere turistico, di carattere ambientale, che appartengono anche alla comunità di Nardò. È nato ed è in corso nella comunità di Nardò un dibattito, serio, se l'area marina debba essere allargata. Sento il dovere assoluto come sindaco di questa comunità di rispettare questo dibattito e anche di rispettare le possibili conseguenze di questo dibattito. Ancora, poche settimane prima, abbiamo avuto impianti di biofitodepurazione nella nostra provincia,
che sono stati inaugurati, dei quali è stato sottolineato la forte valenza ambientale e che hanno ottenuto anche riconoscimenti di particolare pregio nazionale e regionale. In un quadro innovativo abbiamo sentito anche l'opportunità di valutare anche la portata di questi impianti di biodiversità. Saranno fattibili, non saranno fattibili, ma i suggerimenti e le suggestioni sono venute dalla stessa Regione Puglia, perché qui c'era un'esigenza di approfondimento, ovvia, doverosa per la nostra comunità. Queste sono cinque delle centinaia di ragioni che ci hanno portati a dire ci dobbiamo fermare. Cinque delle centinaia di ragioni. Ora, i problemi, e concludo, i problemi, e poi se ci sarà occasione interverrò dopo, i problemi che riguardano le nostre comunità, la comunità di Porto Cesareo, la comunità di Nardò, immediatamente l'area di Sant'Isidoro, l'area di Santa Maria Albano, le nostre bellissime marine, sono problemi che vanno affrontati e risolti subito, e su questo io e il dottore Albano la pensiamo alla stessa maniera. Ma quel progetto aveva una carenza straordinaria che non li risolveva, perché per esempio non risolveva quelli del territorio di Nardò. E c'era un progetto che praticamente una volta realizzato ci rilasciava tutti uguali, a Santa Maria e a Sant'Isidoro. Allora, evidentemente occorre un ripensamento, questa è la ragione vera per la quale ci dobbiamo fermare e ridiscutere tutto.